Questa sera gioca l'Italia contro la Germania, secondo lei come finirà? Ma noi con la Germania siamo stati sempre favoriti, diciamo, che è la bestianiera della Germania. Speriamo che andiamo ai tempi supplementari e all'ultimo gli facciamo la beffa. Dunque lei ci crede? Io ci credo all'Italia. Attualmente la squadra che abbiamo visto contro la Spagna, prima no, ma adesso con la partita contro la Spagna è una bella Italia. Non abbiamo attaccante di peso dentro l'area, però abbiamo dei ragazzi che fanno andata e ritorno, tornano indietro, danno una mano, cioè sì. È un collettivo di squadra che potrebbe andare bene. 2-0 per l'Italia. Chi segna? Chi segna? Chiellini. E come si chiama? Eder. Speriamo che vinca l'Italia. È una speranza o una certezza? Ma io penso che ce la potrebbe fare l'Italia. Anche perché abbiamo una difesa mondiale. La Germania secondo me è più forte dell'Italia, però noi lo stiamo dimostrando sia in campo. E sta bene anche per 1-0. Il mio pronostico è 2-1 per l'Italia. E chi segna secondo lei? Ma per lei e l'altro, come si chiama quello piccolino? Eder. Secondo voi, battendo poi la Germania e andando in semifinale, l'Italia potrebbe vincerlo l'Europeo? Sì. Ma penso di sì, battendo l'Italia ce la facciamo. Speriamo per vincere però la Germania, l'Italia, 2-0. 2-0 per l'Italia. L'Italia dirà la sua, tra l'altro poi noi siamo indigesti ai tedeschi e quindi probabilmente verrà fuori una buona partita, poi incrociando le dita magari potremo andare in semifinale. E vincendo secondo te i quarti di finale di quest'oggi l'Italia poi potrebbe vincere l'Europeo? Guarda, l'Italia è sicuramente una tra le papabili per il titolo, e siamo un po' incappati in un lato del tabellone un po' indigesto, perché praticamente dovremmo incontrare un po' di squadre che sono ai vertici delle classifiche mondiali. Però l'Italia è una bella squadra, Conte sta dimostrando di essere un tecnico di valore, stiamo giocando da squadra, quindi non abbiamo delle individualità che spiccano rispetto agli altri, ma siamo una grossa squadra, una bella squadra, quindi sono fiducioso, assolutamente fiducioso. E per quello che abbiamo visto sino ad ora penso che anche stasera faremo un risultato positivo, non so come, ma faremo un risultato positivo, non fosse altro che lo spirito e la determinazione che infonde Conte alla squadra. È un elemento importante e quindi penso che rappresenta anche in un certo modo quello che l'Italia ha bisogno. Ha bisogno di uno spirito di rivalsa e con il calcio penso che stasera l'Italia riuscirà a fare qualcosa di positivo. E per un attimo, guardando l'Italia, dunque guardando gli europei, guardando le gesta degli azzurri, dimentichiamo per un attimo i problemi. Sì, sì, hai detto bene, l'avevo anticipato. E proprio per questo motivo, anche se c'è la concomitanza qua a Gela, la ricorrenza della Madonna delle Grazie, penso che molta gente sarà a casa a tifare Italia. E poi ritornerà in processione. Sicuramente, faremo magari anche durante la pausa un salto a vedere la Madonna per vedere poi nel secondo tempo di rimediare tutto.